Buonasera, sono Giovanni Diamola, sono un insegnante di laboratorio di enogastronomia. Questa sera propongo due piatti, un primo piatto con uno spaghetto di Senatore Cappelli alle vongole e come antipasto invece farò uno sformatino di cavolfiore con vongole, cannolicchi, una vellutata di spinaci che verrà presentato in modo particolare. Ho preparato una sorpresa per i nostri ospiti, ho preparato due crostini che vedete qui già impiattati. Sono due crostini fatti con uno è pane tostato, con delle vongole aperte, sgusciate e quindi poi condite con olio, succo di limone, sale e pepe, poco sale e un po' di pepe, e decorate con uno spicchietto di limone. Invece l'altro crostino l'ho fatto un po' più gourmet, ho fatto un crostino di pasta, quindi questa è pasta stracotta, poi passata al cutter, al passaverdura oppure al frullatore a immersione, poi stesa in forme e messa a essiccare nel forno. Quindi abbiamo un elemento, diciamo, che lo usiamo come contenitore. All'interno di questo contenitore ho messo un'insalatina a base di vongole, mela, sedano, condito sempre con olio e un po' di pepe e condito cioè decorato con frutto della passione, uno spicchietto di mela, un pezzettino di pomodoro con cassè, con un po' di olio e un ciuffetto di prezzemolo. Quindi adesso questo è pronto, ora appena sono pronti in sala possono iniziare a fare la degustazione. Ora vi presento la preparazione dello sformatino. Qui l'ho già pronto. Le fasi di operazione operative sono queste. Bisogna prima di tutto sgusciare vongole e cannolicchi in questo modo e ricavare naturalmente anche l'acqua di cottura. A parte preparare una brunoise di sedano, carote e cipolla, uno spicchio d'aglio e una foglia di alloro. Questa la faremo soffriggere nella casseruola. Aggiungeremo come liquido di cottura l'acqua delle vongole. Porteremo a cottura il composto insieme al cavolfiore sbriciolato in questo modo. A fine cottura bisogna dividere le due parti, cioè una parte dell'impasto del composto verrà frullato, l'altra parte invece verrà lasciato integro per dare la croccantezza al tortino durante, diciamo, la degustazione. Il tortino viene completato affinché possa reggere nello sformatino, nello stampo, verrà completato con panna, albume d'uovo, formaggio grattugiato e naturalmente anche un po' di pepe e sale, dopo vediamo se serve. E del prezzemolo, prezzemolo tritato per dare la nota verde. Fatto questo, ora posso passare alla cottura, quindi facciamo subito in una casseruola il fondo. Puoi mettere in forno questi, grazie. Aspetta. Ecco, facciamo il soffritto, le verdure, l'olio. Facciamo rosolare il composto. Quindi aggiungeremo, come abbiamo detto, del liquido di cottura delle vongole che è stato opportunamente filtrato per evitare che ci siano dei granelli di sabbia. Oggi particolarmente le vongole erano piuttosto ricche di sabbia, quindi abbiamo dovuto lavorarci parecchio affinché poter togliere tutta la sabbia possibile. Ecco, senza soffriggere più di tanto, ci mettiamo subito l'acqua di cottura delle vongole. Questo per evitare che appunto l'olio si surriscaldi troppo e lo sformatino risulti troppo pesante, troppo indigesto. Mettiamo ancora un goccio d'acqua. Questo è chiaro che aggiungendo l'acqua di cottura delle vongole non è necessario aggiungerci sale, ulteriore sale, perché l'acqua di cottura delle vongole è già ben saporita. A questo punto ci aggiungiamo il cavolfiore sbriciolato, quindi sminuzzato, e continuiamo a cuocere. Quindi questo deve cuocere per circa un quarto d'ora. Ecco,
Con gli scarti del cavolfiore abbiamo preparato una vellutata per poter accompagnare lo sfornatino, quindi in questo caso è già pronta. Abbiamo fatto un fumetto, cioè scusate, un brodo vegetale con sedano, carote e cipolla, fatto prendere il bollore, poi ho aggiunto i pezzi del cavolfiore, diciamo gli scarti, le foglie, il tronchetto. E un cubetto di spinaci, cuocere per bene, legare con maizena, un pezzo di burro e frullare in modo da ottenere una cremina, una salsa verde piuttosto densa, quindi il verde un po' più chiaro perché appunto ci sta l'anima bianca del cavolfiore che ha schiarito un po' lo spinacio. Quindi questa verrà servita calda insieme allo sformatino. Bene. Questo sta continuando a cuocere. Naturalmente a questo punto possiamo pure togliere l'aglio. L'alloro lo lasciamo fino alla completa cottura dello sfornatino. Perfetto, quindi mentre cuoce potremmo fare, diciamo, la presentazione del vino e dopo ritorniamo al servizio dello sfornatino. Perfetto, per il momento no. No, non mi sentono, eh. Perché? Co no, non funziona. Ah, non c'è più qui dentro. Ercole, adesso mi vedi? Sì, non mi vedi. Un attimo che. Mi vedo in tutto il mio splendore, Ercole. Assolutamente sì. Allora, questo è un evento gastronomico di altissima qualità, come diceva Ercole, ci prende anche un po' a livello emozionale, perché la vongola l'abbiamo vissuta da piccoli, quando si andava al mare si trovavano sulla sabbia, le raccoglievamo e ce le mangiavamo con tutta la sabbia, non era assolutamente un problema. Oggi è una grande risorsa economica per il nostro territorio. E la domanda che ci siamo posti qual è? Venus gallina che bere, visto e considerato che l'enogastronomia è un mondo che riguarda sia il cibo sia il vino, normalmente nella tradizione, nella storia dell'enologia marchigiana e in particolare Piceno, i vini che si sono susseguiti nell'abbinamento con la vongola, possiamo parlare dello storico famosissimo Falerio, Falerio dei Colli Ascolani, che poi purtroppo ha lasciato un po' il passo e ha dato maggiore spazio a un altro vitigno nobile del nostro territorio, che è la Passerina, l'Offida Passerina. Ma potevamo riproporre un pecorino anche, potevamo riproporre una Passerina, un Falerio, ma fortunatamente, un attimo solo, Cinzia, vai con la prima slide. Fortunatamente la viticoltura nel nostro territorio non si ferma e così, parlando con dei produttori di vino, non è che abbiamo scoperto, però abbiamo capito che la voglia di diversificare la produzione è tanta, ma soprattutto quella di valorizzare quelle che sono le eccellenze del territorio marchigiano. L'Italia è un paese straordinario in quanto a diversità ampelografica. Forse se non mi sbaglio, siamo al primo posto del mondo con oltre 450 vitigni. Potrei anche sbagliare perché non ricordo bene il numero esatto, ma questo ci dà l'opportunità di poter andare in ogni comune, in ogni zona e assaggiare qualcosa di diverso, qualcosa di tipico, qualcosa di caratteristico. Quindi la domanda è questa: che bere? Io andrei con la seconda slide, Cinzia.
seconda slide? Pensi di sì o la vedete? Si sono a posto? Ok, 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 ok. Oggi presentiamo una novità assoluta. Questo è un chiodo. Il nome è bello, l'etichetta è fantastica, è famosissimo, è Simone Capecci. Ma la cosa straordinaria qual è? È il fatto che il vitigno per molti di noi, per molti di voi, è poco conosciuto, se non addirittura sconosciuto. Il vitigno è la garofanata. Puoi cambiare slide per cortesia? Il vitigno è la garofanata, vitigno autoctono del nostro territorio, che praticamente negli anni era stato abbandonato, era già passerina, era già successo col pecorino, successo con tantissimi vitigni, anche con la blasonatissima lacrima di morte, Pedrona, vitigni che non davano grosse soddisfazioni, no? O perlomeno presentavano delle difficoltà in fase di vinificazione e nella successiva commercializzazione. Con gli anni 70, quando c'è stato il boom del turismo sulla costa marchigiana, si è dato maggior peso a vitigni più facili. No, rimettiamo l'altra slide, Cinzia. No, quella di prima. Ok. Abbiamo cercato di dare maggiore impulso qui da noi per quello che riguarda i vitigni a bacca, ai vitigni come il Trebbiano. Poi nella zona del Verdicchio loro hanno questa eccellenza straordinaria, per cui hanno puntato maggiormente sul Verdicchio. La garofanata come vitigno, certo, da un famoso, il signor Bruni, nel 1962, è lì che si trova un dato dove si parla di questo vitigno. Il nome è molto particolare, garofanata. Tutto lascia pensare a qualcosa, un vitigno che possa ricordare alcune spezie in particolar modo, no? E la sua zona di origine è Camerano, in provincia di Ancona. Abbandonato, come abbiamo detto, e solo grazie all'Assan, che è un'associazione che funziona in modo veramente straordinario, hanno praticamente tutti quanti i vitigni delle Marche, li conservano in modo straordinario e fanno un lavoro eccellente per l'olio, per il vino, per i formaggi, per tutto quello che è gastronomia. All'Assam troviamo qualsiasi tipo di prodotto, sono persone squisite, persone preparatissime. Hanno conservato la garofanata e questo è stato un bene. Il primo a riportarlo nelle Marche è un'azienda in provincia di Pesaro che anni fa ha deciso di puntare su questo nuovo vitigno. Anche loro, lì la zona per i bianchi è la zona del Bianchello o Biancame, no? Però è un prodotto che ha il suo mercato, ha la sua qualità, le sue caratteristiche, ma questo produttore ha deciso di puntare sulla garofanata. Nella nostra zona c'è un'altra azienda che produce garofanata e poi l'altro tempo fa mi ha chiamato Simone Capecci, titolare appunto dell'omonima azienda, mi ha detto: guarda Francesco, c'è un vino nuovo, c'è un vitigno nuovo, se vuoi io te lo faccio assaggiare. Gli ho detto: Simone, io questo fa parte del mio lavoro, ma soprattutto fa parte della mia curiosità, perché avere a disposizione un nuovo vitigno in questo periodo è straordinario. Cambiamo slide, per cortesia. La regia oggi non è il massimo. Non ho capito, scusaci. Sono in diretta, ok? Allora, è andata sotto, mi sa, non abbiamo fatto vedere l'immagine di Simone Capecci. Eccolo qua. Io Simone lo sempre, perché quando ha qualcuno di nuovo mi chiama, io vado in azienda, mi chiude a chiave in una stanza e mi dice: vai, poi esprimi il tuo giudizio
esprimi il tuo giudizio su questo vino, gli faccio la scheda tecnica e quant'altro. Poi facciamo due chiacchiere. Oggi non lo abbiamo qui con noi, è un produttore famosissimo, Tufil, Ciprea, Quintareggio, Picus, Pallido, insomma, produce solo ed esclusivamente vini provenienti da uve locali. Qual è la fortuna di questa azienda? La fortuna di questa azienda è avere delle vigne in zone straordinariamente vocate, con terreni carichi, che dicevi? Con terreni carichi di argilla. Facciamo vedere quell'immagine del terreno carico di argilla? E l'argilla è un po' il fulcro, è il tipo di terreno che dà carattere, dà spessore, no? E le Marche, in particolar modo il Piceno, è pieno di terreni argilloso calcare. Quando parliamo di vino, di vigna, terreno argilloso calcareo, abbiamo classe, abbiamo potenza, abbiamo un po' tutto, e questo ci contraddistingue in modo straordinario. Cambia slide, Cinzia, per cortesia. Ecco, ok, questo qui è la bottiglia del chiodo, nome bellissimo. Abbiamo un chiodo fisso e alla fine l'hanno portato fuori. La vinificazione, la vendemmia naturalmente è manuale, grappolo per grappolo, le rese straordinariamente basse, stiamo parlando di 50 ettolitri di vino, quindi una resa estremamente bassa, ma Simone ci tiene a lavorare in questo modo qua. Una volta che è arrivata la regia, ho capito, però cioè, sto scherzando naturalmente, ci mancherebbe altro. Una volta che questo vino arriva in cantina, subisce una macerazione pellicolare, che significa che l'uva pigiata viene tenuta a contatto a determinate temperature piuttosto basse, questo per evitare che si inneschi un processo di fermentazione, d'accordo? Questa macerazione pellicolare è utile per quale motivo? Perché le componenti aromatiche della bacca dell'uva le troviamo nella buccia, quindi nel momento in cui c'è contatto buccia-mosto c'è trasferimento, quel trasferimento che poi ritroviamo anche nel vino attraverso gli aromi primari e gli eventuali aromi secondari che si formano in fermentazioni terziari durante il periodo di affinamento, ma mo è inutile che facciamo una lezione di enologia. È un vino che viene fatto, è un mosto che viene fatto fermentare in cemento. Questa è una grossa particolarità, perché? Perché il cemento non ha bisogno di impianti di raffreddamento, riesce a mantenere la giusta temperatura di fermentazione in modo straordinariamente naturale. Fa 6 mesi in cemento e 9 mesi in bottiglia prima della commercializzazione e della vendita. Io questo vino purtroppo ancora non lo trovate in commercio, perché Simone ha iniziato a distribuirlo penso da 8-10 giorni, non di più, per cui oggi abbiamo una grande opportunità, quello di assaggiarlo tutti quanti insieme. Se cambi la slide, ci per cortesia, mi fai vedere che c'è dopo. Ok, quindi a questo punto passiamo al servizio del vino. Oggi abbiamo Vincenzo e Marco, due nostri alunni del quinto anno, che effettueranno il corretto servizio di una bottiglia di vino. Prima facciamo la presentazione. Vincenzo, sì, guarda lì. Perfetto, prego. Tovagliolo.
se poi vi accomodate, la facciamo insieme. Bravo, Vince. Collo. Vabbè, è lo stesso. Tanto mo, quella cosa che mi interessa di più è vedere questi ragazzi che lavorano. Professionali. Ci ho messo un po', però alla fine qualche risultato l'abbiamo ottenuto, no, Vince? Un po' di sacrifici. Che classe che c'è. Bravissimo, senti bene il tappo, mi raccomando. Va detto che la bottiglia è veramente bellissima. Io, come ho visto la bottiglia, mi sono innamorato del packaging, si dice così, ci? Un verde meraviglioso. Garofanata. Lascia il tappo, accomodatevi, prego, 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 seduti. Chi è? La preside sta arrivando, benissimo. Allora, preside, comandante, lì sta lei e lì mi ci metto io, giusto Benny? Prego, si accomoda, la preside sta arrivando, Aspettiamo che arrivi la preside, non viene più. Sta facendo la vaccinazione? Vabbè, allora noi proseguiamo. Accomodatevi, prego, comandante. Prima il comandante. Prego, 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 prego. Prendi la bella sotto. Ok. Allora, una cosa devo dire su questo vino, che dobbiamo molta attenzione alla temperatura di servizio. Questa è una vigna che è stata impiantata nel 2014. Il problema del vino qual è? Che nel momento in cui noi facciamo scelte in termini di allevamento, in termini di resa per ettaro, se sbagliamo dobbiamo aspettare l'anno successivo. È vero, impianto 2014, 4-5 anni per arrivare a una corretta fruttificazione, no? Ma loro la prima vendemmia, il primo imbottigliamento serio lo hanno fatto nel 2019. Quindi significa che negli anni precedenti c'è stata una grossa ricerca, soprattutto per cercare di ottimizzare quelli che sono gli aspetti organolettici. No, io prendo questo di bicchiere, ok? Signori, prendiamo sto calice in mano e procediamo con la degustazione. Io mi metto gli occhiali perché mi sono invecchiato. Ma almeno 25-30 metri saremo. Ok, allora, innanzitutto il bicchiere va tenuto bene in mano. Non passiamo oltre, ma cerchiamo di guardare il vino, no? E di degustare il vino nelle fasi che merita, assolutamente. Innanzitutto andiamo sul colore. Il colore è molto bello, qui l'illuminazione non ci dà grossa ragione. Io l'ho assaggiato la prima volta e il colore con il sole naturale mi dava un riflesso dorato piacevolissimo. Qui invece abbiamo un giallo paglierino, ma se ci facciamo caso al centro del bicchiere, anche qui la nota dorata è in bellissima evidenza. Grande luminosità, grande vivacità, grande vivezza a sostegno di una componente acidica che sicuramente sarà di buon livello. La temperatura l'abbiamo tenuta intorno ai 10-12 gradi, perché abbassare troppo la temperatura di questo vino ne potrebbe proprio compromettere diversi aspetti. Calice fermo, andiamo a vedere pure l'archetto, visto che si è formato. L'archetto non è particolarmente fisso, di buonissima regolarità. Questo che cosa ci dice del vino? Ci dice che comunque i vari componenti all'interno del bicchiere, all'interno della bottiglia, sono in perfetta armonia. È un aspetto importante.
lo portiamo sotto al naso, al primo naso, brevissima olfazione, di un secondo. Il vino ha una buonissima intensità, lo stimolo è importante, ma soprattutto notiamo che cosa? Notiamo che la dominante olfattiva è legata principalmente a note floreali di fiori bianchi, freschissimi. Possiamo anche individuare che tipo di fiore è un bianco spino, d'accordo? E questo lo riconosco perché vicino a casa mia c'è una siepe di bianco spino, quindi quando rientro ho preso la buona abitudine di, tra un po' dovrebbe arrivare oltretutto. Giriamo adesso il bicchiere, lo possiamo girare, lo rimettiamo sotto al naso. Torna il biancospino in grandissima evidenza, in grande freschezza, si avvicina alla nota fruttata, parliamo di frutta bianca, una pesca a polpa bianca, ma arriva anche il melone, torna anche un floreale di camomilla. E questa nota piacevolissima di pera, una pera abate per l'esattezza. Dica? Il nome scientifico, questo è un lavoro dell'autunnello minzo, non incominciare a intervenire subito perché dopo lo sai, poi mi dicono che non sono professionale, le colleghe mi dicono che quando faccio queste cose non sono professionale perché mi piace fare la battuta, ridere e scherzare. C'è anche una piacevolissima nota vegetale dell'erba fresca appena tagliata, quindi chi? Lo devo fare? Ciao ragazzi, come va? Tutto bene? Scherzo, è sempre un piacere, dai. Quando ci si vede è sempre un piacere. Qui arriva pure una bella nota agrumata, una buccia di limone, quindi è un vino fruttato, floreale, vegetale. Versatevene un po', fatelo pure voi con me, tanto siete tutti maggiorenni. Fruttato, floreale, vegetale, c'ha una sua complessità. La cosa interessante è che il riconoscimento è netto, franco, non dà nessun dubbio. Ho fatto una ricetta un po' più particolare. Qua volendo ci possiamo perdere anche un po' più di tempo, però va bene così. Lo mettiamo in bocca, Dice Simone, è un vino verticale, questo è un vino subito, da tutto e subito, non cede da nessuna parte, c'ha una freschezza che è dominante, estremamente importante, la salivazione è molto, molto fluida, l'equilibrio è un po' spostato verso le sensazioni di durezza, però c'ha la sua morbidezza. Questo è un vino che c'è 12% di alcol in volume. Creare questo equilibrio sicuramente non è stato facile, loro hanno fatto le vendemmie, hanno provato, hanno ottimizzato, hanno visto, rivisto, eccetera, eccetera, eccetera. Però hanno deciso che questa acidità era quella giusta per questo tipo di vino. Molto probabilmente è stata leggermente anticipata pure la vendemmia, però il vino non ci ha perso, anzi ci ha guadagnato. Naturalmente faccio riferimento sempre alla temperatura di servizio. Se io quest'estate vado al ristorante e questo vino me lo danno a 6 gradi nel calice perché lo tengono a 4 gradi nel bicchiere, il problema diventa serio perché abbassando la temperatura aumenta la percezione di durezza legata all'acidità. Molto molto interessante è anche questa nota sapida che la salivazione è leggermente più limacciosa, ma è fantastico. Avete assaggiato? Assaggiate. Ma è. Siamo qua a scuola. Cioè. Sentite che acidità che c'ha sto vino, ragazzi. È importante, è importante. E poi la cosa che crea grande piacevolezza, grande entusiasmo, è questa straordinaria persistenza. Questi rimandi, si sente la camomilla, la nota agrumata,
addirittura arriva anche una nota piacevolissima di buccia di mandarino. È diverso dalla passerina, è diverso dal falerio, è diverso dal diverso da tutti quei vini a bacca bianca che normalmente troviamo oggi nei nostri ristoranti. Sono buonissimi sicuramente, questo è di diverso, che si potrebbe collocare su una fascia di mercato, molto particolare. L'abbinamento, qui l'abbinamento, adesso andremo a provare questo sformatino che è già pronto, Giovanni, però non pensavo. Cominciamo a servirlo, Andremo, mettiamo un altro goccio di vino. Marco, vai a prendere i piatti e portalo. Io sono creativo, non posso stare legato a queste rigidità. Ma io la norma Covid sto a 3 metri dal tavolo. Qua mi devo mettere. Eccolo qua. Ancora. Ma perché sono dinamico, non sono statico. Tu riesci a stare un'ora davanti a quella telecamera, io no. Poco, vince, dopo non mi basta, Ok, adesso arriva lo sformatino. Giovanni va spiegato come è fatto il piatto. Cosa? Diretta? E dove te pare? Dove vuoi, che problema c'è? Cosa? Siamo in diretta? Il mio agente che dice piuttosto? Ci avete preso contatti prima di stare diretta? C'è il marchio registrato. Ah, tu sei l'agente? Dai, ragazzi di Facebook, vi saluto con tutto il cuore, è sempre un piacere fare queste dirette con voi. Abbiamo già degustato un vino straordinario, secondo me molto 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 interessante. Vi presento anche la bottiglia. Questo è un Marche IGP, Marche Bianco IGP, vitigno garofanata, molto particolare, molto interessante. Sono pochissime le aziende che lo stanno producendo, che ci stanno scommettendo. Ma chi lo farà in futuro potrà avere grandissime soddisfazioni. È un 2019, il nome è bellissimo, l'etichetta bellissima, chiodo, perché per Simone Capecci, il produttore, era un chiodo fisso trovare qualcosa che potesse ulteriormente entusiasmare i degustatori di vino. Bottiglia bella, bottiglia, come ho visto la bottiglia mi sono innamorato. Ho degli ospiti graditissimi, ci abbiamo la cabina di porta al gran completo, no? Quindi stasera abbiamo già fatto la degustazione, adesso assaggeremo il piatto. Se lo volete vedere come si fa? Per cercare di capire se il mio intuito da sommelier navigato mi sorregge ancora oppure se ho commesso un errore. Guarda che abbiamo una bottiglia, l'ho portata io da casa mia. Sicuro? Sì, dalla mia cantina personale. Ok, e siamo in 4-5. No, te lo dico io, è la mia. Ho tirato fuori dallo scaffaletto segreto. Quindi l'ho tirata fuori e l'ho portata qui in esclusiva per voi. Solo perché ai ragazzi gliel'avevo promesso. Che ne so, monopolizzate tu. Perché quando esci con un prodotto nuovo non è mai facile. Il prodotto potrebbe avere un grande successo oppure potrebbe noi a favore del pubblico. Oltretutto, quando Cocci fu il primo produttore di pecorino nelle Marche, uscì col suo pecorino, la gente lo prese, dice: ma dove vai col suo pecorino? Cioè, è un vitigno, la gente vuole lo Chardonnay, vuole il suo vignolo, tu ti presenti col pecorino, e invece poi la storia è a lui. Grazie. Oh, professore, mo dovevo mangiare però. Ok?
è un IGP, indicazione geografica protetta, marchio bianco, ancora non possono scrivere in etichetta perché non è autorizzato all'interno del disciplinare di produzione del marchio IGP, però speriamo insomma che in futuro possiamo avere un marchio garofanata. Che è un terremoto? Possiamo mangiare adesso, è finito? Signori, assaggiamo, facciamo la degustazione del piatto. Piatto molto bello, Giovanni sta imparando bene il suo mestiere, anche se è giovane, il nostro chef, e adesso lo assaggiamo. Mangiamo uno sformatino che ha come particolarità quella della nostra splendida, vongola Venus. Questo cavolfiore, il piatto ha una bellissima intensità, è molto decisamente aromatico, la vongola in bellissima evidenza, accompagnata anche da sto cagnolicchio, ma questo non ce lo voglio mettere per niente insieme perché c'è anche una bella masticabilità, la sapidità è quella corretta, ci dà un po' quella tendenza dolce, quella grassezza, no? Che potrebbe sposarsi perfettamente con questa garofanata. L'istinto mi dice di sì, ma adesso andiamo ad assaggiare. Adesso potrei anche utilizzare dei termini tecnici legati all'armonia dell'abbinamento cibo-vino, oppure posso usare una terminologia un po' diversa. Diciamo che con questo piatto il vino è la morte sua. La morte sua, traduzione per il comandante del vice. Che ci sta benissimo. Benissimo. Abbiamo un'esaltazione del piatto e del vino che è straordinaria. Abbiamo un'esaltazione, il piatto è buonissimo e il vino in abbinamento è straordinario veramente. Non so se è fortuna, se forse sono fortunato. Ma questo è un piatto importante, è molto importante. Bello antipasto caldo. Invernale. Sta l'abbinamento? Questo metterlo dopo. La tendenza dolce, sta aromaticità. Abbinamento perfetto, ragazzi. Scusate se sono sempre il numero uno io, ma che devo fare? Giovanni, abbiamo degustato, il piatto, ripeto, buonissimo, l'abbinamento col vino perfettamente riuscito, abbiamo individuato la temperatura, abbiamo descritto il piatto, il vino, quindi io rimanderei il tutto al mio amico chef. Sì, così faccio vedere la composizione del piatto, dello sfondo. Giovanni De Mola. Stacchi con la telecamera, vai di là adesso. Cioè, tolgo l'audio. Prego, prego. Mi dica. Sì.
Non ho capito chi. Non ho capito, scusa. Va bene, ascolti, io vorrei far vedere un attimo la realizzazione dello sformatino, così lo mettiamo in forno e poi può intervenire. Va bene? Perfetto, grazie. Perché siccome è pronto dovrei completarlo per poter poi proseguire la serata. Allora, in questo mondo, allora, qui abbiamo la brunoise di seta, carote e cipolla cotta con il cavolfiore e l'acqua di cottura delle vongole. Quindi adesso mettiamo una metà di questo composto nel brick per effettuare il montaggio, l'altra la lasciamo qui in padella. Ci aggiungiamo quindi albume d'uovo, panna, formaggio, un po' di prezzemolo e lo versiamo nel brick. Noi stiamo facendo due porzioni, però ecco, questo immaginiamo di poterne fare tante, quindi si aumentano le quantità in base al numero delle persone. E questo lo dobbiamo frullare con il nostro frullatore a immersione. L'operazione di frullare serve per omogenizzare tutto il composto, in modo che poi al cliente risulti ben montato, ben morbido, cremoso, e deve nel frattempo si devono evidenziare i pezzettini di verdura e anche delle vongole che aggiungeremo. Ecco, questo è pronto. A questo punto nel brick ci aggiungiamo anche le verdure lasciate a pezzi interi. E naturalmente ci aggiungiamo le vongole sgusciate e i cannolicchi sgusciati. I cannolicchi sono sminuzzati. Quindi effettuiamo una bella miscelazione. Aggiungiamo un po' di prezzemolo per dare la nota verde al composto. Una nota di colore, e lo versiamo nello stampino imburrato. In questo caso abbiamo uno stampino di piccole dimensioni, dipende dalla quantità. In questo caso lo riteniamo come un antipastino, quindi un antipasto alla degustazione. Se dovessimo pensare un antipasto più unico, si può cambiare lo sformatino. Se invece vogliamo fare un evento tipo, non so, una serata tra amici, si potrebbe anche utilizzare uno stampo da ciambellone, da ciambellotto, da savarim, diciamo, in modo che dopo cotto si può mettere al centro tavola e tagliarlo e servirlo magari con una salsa a base di spinaci come abbiamo fatto noi, oppure di panna e formaggio. Ecco, questo è lo sformatino, adesso andrà in cottura a 180 gradi per 15 minuti circa, eccolo qui, va bene? Quando è cotto poi otterremo questo risultato qua. L'abbiamo decorato, naturalmente dato una nota di croccantezza, di sapore, anche con un cannolicchio gratinato, un cavolfiore qui, questo è stato arrostito, poi abbiamo una foglia di pomodoro disidratata e poi passata nell'olio bollente e naturalmente una losanga di pomodoro fresco. E questo che vediamo sotto è naturalmente la vellutata di spinaci per dare condimento, colore allo sformatino. Bene, possiamo adesso passare la parola al nostro collega. Vogliamo farlo questi? Vogliamo farlo due o tre? Mettiamo a coscia.
Pronto? Sì, sono qua. Che devo fare?
Mi senti? Mi senti, Ercole? Perfetto, grazie, molto gentile. Prego. Prego. Allora, buonasera, sempre siamo qui per la preparazione del primo piatto. Quindi come primo piatto abbiamo scelto uno spaghetto Senatore Cappelli della ditta Regina dei Sibillini. Eccolo qui, prodotto in un'azienda di Amandola. Bene, è un prodotto eccezionale, fatto con grano antico, un grano coltivato in zona di montagna. E diciamo che questa è una delle specialità delle paste, diciamo, migliori in commercio. Sono state gentilmente messe a disposizione un assaggio per questa serata, e noi la dobbiamo preparare questa pasta con le vongole. In questo caso abbiamo già preparato qui un saltiere, se ci vogliamo avvicinare, dove abbiamo messo un po' di olio di oliva extravergine, e come vedete nella mise en place ho preparato già delle erbe aromatiche e delle spezie. Quindi in questo caso c'è dell'aglio, che metterò in piccole quantità, solo la parte dell'olio, per evitare che, diciamo, si crei un sapore troppo forte, e una cipollina tagliata a fettine. Ora, in giro ci sono diverse opzioni diciamo, il condimento, sulla parte, diciamo, iniziale delle spaghetti alle vongole. In questo caso mettiamo subito, prima che si bruci la cipolla, un goccio di acqua di cottura delle vongole. E facciamo cuocere piano piano la cipolletta. Quindi, dicevo, ci sono diverse opzioni. Io ho cercato di intermediare tra le due operazioni, tra le varie opzioni. Io sono di origine pugliese, quindi noi, per esempio, l'aglio nelle vongole non è previsto. Scusate, non l'aglio, la cipolla nelle vongole non è prevista. In questo caso però ne ho messo solo una piccola parte per accontentare un attimino i gusti della gente del luogo. Quindi facciamo cuocere il più possibile la cipolla, dopodiché l'acqua è in ebollizione, affondo subito la pasta, un po' di sale per favore Francesco, la pasta prevede 10 minuti di cottura. Poco sale, e quindi cominciamo a far ad amalgamare. La cottura della pasta non deve avvenire troppo in acqua troppo tumultuosa, deve sobbollire l'acqua, bene, perché altrimenti si può rovinare la maglia glutinica del composto. Eccolo qui. Ecco, qui nel frattempo si è ridotto il fondo di cottura, si è cotta la cipolla. A questo punto possiamo metterci le nostre vongole sgusciate. Sto aggiungendo delle vongole sgusciate. Ecco qua. In modo da insaporire il fondo di cottura, e aggiungo anche una piccolissima quantità di vongole col guscio, giusto per dare la decorazione al piatto. Abbiamo messo mezzo chilo di pasta. Le vongole crude, le vongole col guscio sono crude, invece quelle aperte naturalmente sono cotte con un fondo di olio, aglio, gambi di prezzemolo e foglie di alloro. Poi vengono sgusciate e rimesse nel loro acqua di cottura. Bene, ecco qui, stiamo cuocendo.
dobbiamo fare attenzione che la pasta deve essere servita al dente, e prevedo di fare un minuto e mezzo di completamento della cottura nel saltiere insieme alla salsa. La parte piccante in questo caso la possiamo dare o col peperoncino oppure col pepe di mulinello. Pepe di mulinello, eccolo qui, mettiamo un po' adesso e poi l'altro al momento del servizio. Salutiamo gli amici di Facebook, speriamo che vi siete attrezzati per poter ripetere la ricetta. Questa è l'ora giusta, sono le 8, quindi è giusta l'ora di cena. Quindi uno spaghetto, ecco, giusto uno spaghetto alle vongole all'ora di cena ci casca proprio bene. Uno spaghetto Senatore Cappelli della ditta Regina dei Sibillini, eccolo qui, sta cuocendo. Allora, qual è la particolarità di questa pasta? Vedete un po', il colore è già diverso dalle altre paste in commercio, perché il Senatore Cappelli è un grano duro di ottima qualità, è stato in un certo senso chiamato così in onore di un signore, il signor Nazareno Strambelli, da parte del signor Nazareno Strambelli, e quindi è un grano che si presta molto bene alla produzione della pasta. È un grano che stava scomparendo e da qualche tempo è cominciato, diciamo, a essere rivalutato. Ecco, qui stiamo giusto pronti per saltare i nostri spaghetti. Ho messo aglio, un olio dell'aglio, eccolo qui. Quindi la parte solo dell'olio, in modo da aromatizzare, e naturalmente ci ho messo anche un po' di cipolla trattata nello stesso modo, eccolo qui, tagliata fine, sottile, con un goccio d'olio. Il prezzemolo lo metteremo a fine cottura. Il prezzemolo serve giusto dalla parte estetica, dalla parte cromatica, per dare un po' di verde. Una domanda che stiamo notando mentre parlo la inquadro: ma quelle vongole là sono ancora vive? Queste sì, sono vive, devono essere vive. Naturalmente sono state lavate diverse volte, poi messe qui a stabulare con un po' di acqua, sale e naturalmente messe in frigorifero. Adesso abbiamo acqua di mare, non la uso perché bisogna essere molto sicuri per trovare una fonte che non sia contaminata. Quindi si fa una soluzione di acqua e sale al, diciamo, 20%, su un litro di acqua 20 grammi di sale, fino o grosso. Ecco, adesso prepariamo con la pasta. Con la pasta, per poter poi passare la pasta nel nostro saltiere. Aggiungiamo un'altra mestolata di vongole e un goccio d'acqua. Ecco qui. Controlliamo la cottura della pasta. Deve sobbollire, quindi abbassiamo un po'. Ci siamo quasi, eh? Se vediamo, la pasta riesce a essere ancora già malleabile. Completiamo la cottura nel nostro saltiere. Questa operazione serve per mantecare e dare una certa cremosità allo spaghetto. Ecco qui. Bene, adesso alziamo la fiamma e con la nostra pinza giriamo la pasta. Serve un mestolino, Francesco, per il servizio.
Allora, ecco, stiamo mantecando, quindi adesso deve completare la cottura qui nel saltiere. In questo caso ci vuole una fiamma piuttosto vivace, perché deve far ribollire la pasta. Prepariamo i piatti, Francesco, grazie. Si è impiattata con i piatti caldi. Ah, prova. Prova, sì. Giovanni, mi posso avvicinare? Prego. Allora, come va sto spaghetto? È in cottura. Ma gli hai detto che stamattina siamo stati un quarto d'ora a discutere dello spaghetto con le vongole? Sì, infatti l'ho spiegato. Che abbiamo litigato pure sul colore della cipolla? Sì. L'hai detto? Sì. Sì, sì. Perché lo spaghetto con le vongole, soprattutto qui da noi, è un po' come l'oliva alla scolana in Ascoli, no? O il vino cotto. Cioè ogni famiglia ha la sua particolarità, la sua ricetta. E quella più buona chi la fa? Io faccio la mia, lui fa la sua, no? Siamo tutti quanti depositari della ricetta perfetta dello spaghetto alle vongole. Certo, certo. E allora cipolla sì, cipolla no, l'aglio. Insomma, stamattina la discussione, ma forse il bello sta proprio lì. Come regge la cottura sta pasta? Mi sembra benissimo. Sembra bene. Eh? Sì, sì. Ripetiamo che pasta è un essore. Pasta di Senatore Cappelli, grano Senatore Cappelli, un grano duro di montagna, fatta dalla ditta La Regina dei Sibillini, che ha come sede a Mandola, il laboratorio in provincia di Chieti. Eccolo qui. Come pieno colpa. Vai, vai. Benissimo. Scusate che devo fare. Ok. Un goccio d'olio crudo. Perché l'olio crudo alla fine? Per legare e mantecare ancora un po'. Ecco qui. Appena facciamo tutto. È pronto il cimaccarò? Prezzemolo. Ecco qua, siamo quasi pronto, eh? Allora, per notare come si è creata la cremina. Io stasera sono venuto perché volevo assaggiare, capito? Però mi sembra che sto aspettando un po' troppo, io non sono abituato. Sì, infatti. Allora ragazzi, appena impiattano usciamo, prego. Mettici un po' di prezzemolo, Francesco, e un pezzettino di pomodoro sopra. Ci metti ancora un po' di prezzemolo? Vabbè. I primi tre sono pronti, li portate. Ecco qui, stiamo servendo. La pasta è bella legata.
ci mettiamo solo qualche vongolina col guscio per poter dare una decorazione sul piatto. Tendo al manico. Ok, vai. Sì, perfetto. Possiamo uscire con queste, Giova? Sì, sì. Prima il comandante, poi... Ecco qui. No, ci manca la decorazione. Ecco qui, pronto. Benissimo, questo è pronto. Ma sembra che si sia sviluppato un mercato parallelo. Si raffreddano, vabbè, ragazzi. Pensiamo a sto spaghetto con le vongole. Bastano tre... Vabbè, mettili pure lì, poi se può assaggiare pure Cinzia. Grazie. Signori. Gli occhiali, eccoli qua. L'olfatto è fondamentale. La vongola è bella, è ricca, grande. Profumo c'è tutto. Bene, scusami, professor Felix, di che parliamo? Parliamo di uno spaghetto, senatore Cappelli, con le vongole. Piatto della tradizione, di grande aromaticità, tendenza dolce. Adesso misuriamo l'untuosità e secondo me all'olfatto mi sembra che il vino ci sta. Dice, come fai tu? Non lo so come faccio. No. È tutto istinto. Al dente. È troppo al dente, Francesco? O è giusto? È troppo al dente oppure è giusto così? Questo è un grano particolare di grandissima qualità. Il dente si sente. Ci ho assaggiato il vino. Qui abbiamo sempre messo il solito vino, giusto? Sì, sì. All'inizio. Sì, mo parlo io. Ci abbiamo messo lo stesso vino di prima. Il chiodo. Ci abbiamo messo il chiodo. Prima avevamo un abbinamento perfetto. Qui invece il vino, fermo restando che la piacevolezza è indiscutibile, perché la piacevolezza dell'abbinamento è indiscutibile, però il vino è leggermente superiore al piatto. Bisognerebbe assaggiare. L'abbinamento è armonico nel momento in cui abbiamo, per contrapposizione e concordanza, i diversi aspetti legati alle caratteristiche del vino e le caratteristiche del piatto. Salato. Quando c'è una fusione, quando si fondono insieme, c'è un'esaltazione del vino e del piatto. E allora lì veramente il piacere dell'enogastronomia arriva a livelli altissimi. E prima questa esperienza l'abbiamo fatta. Perché il tortino ci aveva anche una consistenza leggermente diversa. C'era sta componente della panna, una grassezza, anche se appena accennata, ma che andava a creare la giusta armonia. Qui invece abbiamo un piatto buonissimo, grande intensità, la vongola esaltata, eccetera, eccetera, però la freschezza del vino è leggermente dominante. È molto buono l'abbinamento, ma non allo stesso livello dell'esperienza che abbiamo fatto in precedenza. Siete d'accordo, signori? Grazie.
Buonasera. Mangime perché se non ci fa mangia più. Buonasera. Preside, buonasera. Com'è? Non è buono? Mi vede? La faccio cuocere meglio. Ho messo di nuovo. Perché non tolgo, forse è troppo al dente, non regge. Che pasta è? Quattro minuti? Sì. Boh. Ercole, hai bisogno di me? Come? Ah, il riepilogo della puntata. Sì, ok, va bene. Facciamo, faccio cuocere meglio. Ok, ma non c'entra niente. Sì, faccio mezzo chilo per noi. Forse sta salendo? Thank you.
Felix, come va? A casa avete provato a fare la ricetta, signori? So, mi sentite? Sì. Houston. Houston. No, Houston, Houston. Houston, Houston. Disastro, ragazzi, disastro. Stiamo aspettando la dirigente, se viene. Facciamo un saluto. No, no, no. Tanto arriverà sicuramente. Non è... No, stavamo facendo delle considerazioni a microfono spento sulla qualità di questo grano, che è veramente straordinario. Ha retto la cottura benissimo. Nonostante non sia uno spaghetto, ma sia quasi uno spaghettone. Tanto per intenderci. Lì normalmente sullo spaghettone, se il grano non è di altissima qualità, si cuoce la parte esterna e l'anima rimane un po' dura. Qui invece la cottura è stata omogenea, perfetta. Grandissima piacevolezza. C'aveva un difetto questo piatto, che era poco. De Mola ha fatto una porzione da ristorante. Facciamo il ripasso? Lui lo sa quello che mangio io, insomma, eppure faceva mezzo chilo, faceva una remetta, perché... Normalmente in questi casi che si dice? La pasta è cotta, puoi incominciare a... Buonasera. Chiaro. Vabbè, questo è uno spaghetto classico proprio, sto fondo d'olio, sta cipolla, che poi ce l'ha messa un po' di quella cipolla bianca. Prima commentava la cipolla con cipolla, perché questa cipolla con cipolla, lo chef De Mola? Perché questo è un piatto, è il piatto della famiglia, ogni famiglia ha la sua ricetta, magica. Io uno spaghetto alle vongole buono, come lo faccio io, l'ho mangiato. Ma questo riguarderà sicuramente il comandante, il vicecomandante, Cinzia, la preside, Vincenzo. Perché è così? Perché è così? Fa parte della nostra cultura e la marchigianità che ci può. Campano. No, loro hanno un altro tipo di vongola, un altro tipo di prodotto, hanno la verace. No, stiamo in zona. Stiamo in zona. Lo chef è pugliese, però è diventato più san benedettese di noi, perché oltretutto fa dei piatti tipici, tipo il brodetto, il potacchio. Bravo. Preside, buonasera. L'art director non si è stato pure giornalista. È andata bene, siamo divertiti, abbiamo assaggiato un grande vino, grande piatto, due grandissimi piatti, l'abbinamento sul primo piatto era perfetto, su questo secondo piatto invece il vino era leggermente superiore, fermo restando una grandissima piacevolezza. Per cui no. Bene, no, siamo divertiti, vabbè, come sempre. Siamo divertiti come sempre. Va vicino. Mi sto a un metro e mezzo. È condivisione in assoluto. Io sono De Mola. E quindi, però io spero che vedete, io sono andata a fare il cartino, lo devo fare di pomeriggio, perché stavo in questo aprile. Io qua. Invece era oggi, quindi però mi hanno guardato. E l'ho fatto praticamente con i docenti con le forze armate. Lo stesso spazio, siamo tra le persone intervenite. Bene, dobbiamo.
ma sta ripreparando ancora. Sta però, eh? Eccolo qua. Questo è caldo, Giovanni? Mo lo cambiamo la preside, però. Questo qua si è raffreddato. Come? Eh no, bisogna mangiare con la mascherina. Col buchetto. Buona, ci hanno frullato tutto. Abbiamo la cannuccetta. D'acqua. Il mestolino portato via lui. Prego? Sì. Abbiamo fatto? Va bene. Ma sta male col Covid? Ah, vabbè, allora. Chiudiamo. Benissimo, allora aspettiamo il saluto della preside. Non lo so io perché non... Ma c'è il microfono, la prof? No. Eccolo, prego. Benito. Vado. Buonasera a tutti, mi auguro che sia stata interessante questa serata. Bene. Terrorizzata con questo. Vado? Ok. Vi ringrazio per la vostra partecipazione, mi auguro che sia stata interessante anche questa serata, anche se abbiamo ripreso il discorso della vongola Venus, però l'abbiamo visto da un altro punto di vista. Se avete visto, il nostro chef ha realizzato dei piatti molto diversi rispetto a quelli che sono stati realizzati la venerdì passato. Avete visto che comunque non è stata impegnata la vongola solo per la preparazione dei primi piatti, ma il professore ha realizzato dei crostini e uno sformato buonissimo, almeno per quello che abbiamo percepito dalla realizzazione. Calma, poi potrete provare a casa a realizzarlo di nuovo, e mi auguro comunque che proviate a fare tutte le ricette che avete acquisito in queste serate. Noi vi invitiamo comunque all'ultimo venerdì, che è il 12 di marzo, chiudiamo con il gelato, quindi alberghiero gelato. Venerdì gelato. Quindi avremo un paesano, diciamo, un gelatiere di San Benedetto che realizzerà dei gelati particolari e ci insegnerà a realizzare il gelato in casa, senza gelatiera. E quindi vi aspettiamo all'ultimo incontro. Considerate che questi incontri sono stati a tema per un semplice motivo, per far conoscere soprattutto le piccole realtà locali. Quindi, come avete visto stasera, abbiamo avuto un produttore di pasta realizzata con la farina del senatore Cappelli, e la ditta è la Sibilla, e che si trova all'interno, proprio nelle zone delle Sibillini. Una pasta particolare, come ha detto il nostro chef, che è realizzata con un grano che purtroppo sta in estinzione. Ed è un tipo di farina molto particolare. Ed è farina che viene coltivata non in grandissime quantità. Abbiamo le altre puntate precedenti, ad esempio la passata abbiamo chiamato... c'è stato anche il presidente, oltre delle fragoletti che ci ha fornito le vongole. Poi abbiamo avuto anche
diciamo, illuminati, che è rappresentante di un tipo di riso che viene da Novara, con un riso veramente eccezionale, che è anche questo prodotto di piccola nicchia, quindi un riso nero che è proprio nera la spiga, quindi proprio un riso a tutti gli effetti, e questo riso che, come abbiamo visto dalla realizzazione del professor Alessandro Capriotti, ha una certa particolarità. E abbiamo anche gustato questa sera, anche se non direttamente, questo vino che è buonissimo, che è di Simone Cavecci, e come ha descritto il professor Felix è un vino che ha delle particolarità molto specifiche, giusto professor Felix? Sì, questo è un vitigno particolare che è stato riscoperto, quindi... Questo è stato realizzato sempre nell'ottica del PCTO, quindi un percorso del nostro, che si fa nel nostro istituto, quindi proprio per i nostri alunni. Come avete visto, i nostri colleghi sono stati affiancati da alunni, quindi dei vari percorsi, e così avverrà venerdì prossimo. Adesso la dirigente fa il saluto finale. Sì, per quest'anno sì, prevediamo che venerdì prossimo, il 12 marzo, è l'ultima serata che faremo per quest'anno. Poi il prossimo anno speriamo di farla in altra modalità. Okay. Comunque grazie a tutti. Grazie. Arrivederci, buona serata. Arrivederci. Grazie. Allora, serata tarda e saluto veloce. Quindi grazie a tutti, ai presenti, a quelli nella videoconferenza. Grazie per questa bellissima serata, sempre al top per quanto riguarda anche l'apporto scientifico dei docenti. E come avrete potuto verificare, per ogni portata c'è sempre un'analisi scientifica importante che porta poi a una riflessione generale e dell'approccio del territorio, ma anche di quello che poi si riversa nelle competenze dei ragazzi. Una specifica importante da dire per tutti gli appuntamenti del venerdì dell'alberghiero è che i ragazzi in questa fase, vedete, sono qui con noi adesso i due ragazzi di sala, e sono di Cristoforo Vincenzo, Pavoni Marco, sono i ragazzi della quinta CSV, dico bene? Ok. E i ragazzi in questo momento stanno facendo l'esperienza del PCTO, quindi l'alberghiero dimostra che il PCTO e il Covid ce la possono fare. Bene. A 360 gradi, con gli occhi ben aperti, questo sì. Bene, grazie a tutti, arrivederci e buon fine di serata.